Buon pomeriggio da Cinzia e dalla Biblioteca Civica di Tortona. Questo pomeriggio abbiamo il secondo appuntamento della nostra rassegna Libri dal vivo e abbiamo ospite un giovane appassionato e studioso di storia che sono sicura tutti conoscerete. Si tratta di Matteo Leddi, che ormai da diversi anni collabora con il Comune di Tortona e ha allestito e curato molte delle mostre che sono state proposte in questi anni a Palazzo Guido Bono. Il libro che ci presenterà oggi Matteo è frutto di diversi anni di studi e di raccolta di informazioni ed è stato presentato, ecco questo è il volume, Viguzzolo e la Grande Guerra. È stato presentato lo scorso anno già a Viguzzolo, però ci sembrava bello appunto poterlo riproporre anche perché il volume è ancora disponibile e il ricavato Matteo ha espressamente diciamo, manifestato la sua intenzione di utilizzarlo per un eventuale ed auspicabile restauro del monumento ai caduti di Viguzzolo che adesso trovate all'ingresso della Pieve Romanica. Allora, io non rubo altro tempo a Matteo e gli passo subito la parola. Prima però vorrei augurarvi di cuore una serena Pasqua da parte mia e da parte di tutto lo staff della Biblioteca Civica. A te, Matteo, la parola. Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo qui con la presentazione del mio volume, redatto ormai più di un anno fa. Devo ringraziare per questa occasione sicuramente il Sistema Bibliotecario Tortonese e la Biblioteca di Tortona che in questi, ahimè, giorni di insomma, difficoltà, possiamo dire, vista l'emergenza, sta cercando di portare avanti comunque progetti culturali legati alla biblioteca, come la presentazione di libri o della presentazione dei dipinti conservati presso i musei. Porta avanti queste iniziative per cercare di intrattenere comunque e di dare continuità al lavoro che quotidianamente viene fatto dal servizio culturale del Comune di Tortona. Allora, questo volume è sicuramente un volume particolare. Io sono da sempre un grande appassionato della Prima Guerra Mondiale, sono un collezionista, qui vedete alcuni cimeli che ho portato per fare un po' di coreografia per questa scrivania. E, da quando ero bambino ho cominciato a raccogliere materiale riguardante la Prima Guerra Mondiale, specialmente nella mia zona, quindi nel mio paese che è il Guzzolo e nel Tortonese. Negli anni ho raccolto moltissimi documenti, tra fotografie, verbali, lettere, documenti di ogni genere, tanti oggetti da collezionismo, ma quello è un altro discorso. Però comunque, sempre con questi oggetti sono riuscito a ricostruire tante storie che mi ero ripromesso di mettere per iscritto un giorno. E così ho voluto fare, perché nel 2017, a un anno dal centenario della Grande Guerra, che sarebbe stato il 4 novembre del 2018, ho chiesto all'amministrazione comunale di Viguzzolo, che ringrazio ancora per avermi supportato in questa avventura, ho chiesto di poter avere un contributo per riuscire a mettere in piedi in modo organico e completo la storia di tutti i viguzzolesi che parteciparono alla Grande Guerra e di tutto ciò che la Grande Guerra ha comportato per un paese piccolo come Viguzzolo, che contava all'epoca, sì e no, 2000 abitanti. Sono riuscito a fare questo mettendo in moto vari meccanismi e sicuramente sono stati importanti i patrocini, primo fra tutti la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Comune di Viguzzolo, come ho detto, e il Sistema Bibliotecario Tortonese, che proprio oggi, in quanto Biblioteca di Tortona, mi dà questa opportunità. Comincio a presentare questo libro che vedete qui, ho cercato di metterlo abbastanza visibile. Lo potete trovare, chi fosse interessato, scrivendomi. I miei contatti sono facili da reperire o su Facebook, Instagram, insomma, mi trovate. La mia email è anche molto semplice, leddimatteo@gmail.com. Allora,
Questo libro incomincia con un'introduzione, a grandi linee, di quella che fu la prima guerra mondiale per l'Italia. Ho voluto inserire questo pezzo nel libro perché, ahimè, e lo vedo da giovane ex studente, perché io ho appena 24 anni, quindi ho finito le scuole da poco, diciamo. Purtroppo quando si studia la prima guerra mondiale, sia da quando si è piccoli, quindi dalle medie, fino ad arrivare al liceo, si parla quasi mai della prima guerra mondiale in Italia, si arriva giusto a Caporetto, insomma, si cerca di narrare solo le cose negative della grande guerra per il fronte italiano, mentre si parla molto, per quanto si possa dire molto, del fronte occidentale, quindi tutta la questione della guerra fra Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Ecco, ho voluto dedicare uno spazio alla storia del fronte italiano proprio perché così le giovani generazioni, anche i giovani studiosi e i giovani appassionati della zona che volessero capire dove hanno combattuto i loro nonni, dov'è questo benedetto fronte che si sente sempre parlare. Era un fronte molto lungo, andava dalle Alpi fino ad arrivare al mare, verso Venezia. Quindi, insomma, era molto diversificato, si combatteva in modi diversi in base alle zone. Tra l'altro, noi abbiamo avuto forse il fronte più difficile della storia, considerando che si doveva combattere sulle Dolomiti, sull'Adamello, ad altezze incredibili d'inverno, con la neve e nel ghiaccio e nella roccia. Queste sono tutte cose che purtroppo non c'è tempo per spiegarle nei programmi scolastici e nei libri di scuola, non vengono assolutamente approfondite. Così, con questa introduzione, ho voluto ben identificare i luoghi, le zone principali in cui ci sono stati i combattimenti, per avere una panoramica globale. E penso sia molto utile questo. Come obiettivo principale di questo volume, ho voluto proprio concentrarmi sulle persone. Un paese come il nostro, che ho detto contava all'epoca quasi 2000 abitanti, e ha avuto molti caduti, perché ha avuto 54 caduti. Certo, si ricordano quasi sempre solo quelli. Perché? Perché sono quelli che si leggono sul monumento, sono quelli che si leggono sulle lapidi. E questo avviene in tutti i paesi, in tutte le città d'Italia. Ma se contiamo che quelli erano solo i caduti, quanti erano in realtà quelli che hanno combattuto? Ecco, qui è stata la vera sfida. Perché non esiste, ahimè, un elenco per ogni città, per ogni paese, di tutte le persone che hanno partecipato o contribuito alle vicende belliche. E quindi ho dovuto un po' ricostruirlo. Ed è stata qualcosa non da poco. Anche se ero già abbastanza instradato, perché appunto essendo appassionato di storia militare e di collezionismo, è una tipologia di ricerche che avevo già fatto nonostante la mia giovane età. E quindi sono riuscito, non con pochi problemi, però diciamo, destreggiandomi abilmente, a ritrovare addirittura quasi 500 nominativi di viguzzolesi che hanno partecipato al primo conflitto mondiale. Sembra una cifra enorme, eppure non è enorme. È enorme perché bisogna guardare come venivano reclutati, come veniva la fase di reclutamento. E è proprio da questi documenti, dai documenti dell'archivio di Viguzzolo, di Tortona, che sono riuscito ad estrapolare questi nomi. I nomi vengono principalmente dalle liste di leva, le liste di leva che sono conservate in tutti i comuni d'Italia. In più, per questi nominativi bisognava cercare il foglio matricolare per avere certezza che questa persona avesse effettivamente combattuto, dove l'avesse combattuto, e per avere le informazioni militari, quelle che non ci sono sulle liste di leva e non ci sono nei registri di nascita e di morte. Quindi avere il grado, il corpo d'appartenenza, i luoghi in cui sono stati dislocati, le ricompense, sia il valore che promozioni che sono state date al militare, i pagamenti anche, le licenze, insomma, un po' tutto. Questo si trova nel foglio matricolare. Il foglio matricolare è il documento che racchiude tutte le informazioni militari del soldato e questi fogli si trovano all'Archivio di Stato di Alessandria. Perché di Alessandria? Perché nella seconda guerra mondiale il distretto militare di Tortona, che raggruppava il territorio del Tortonese, venne dislocato
a livello archivistico nella zona di Alessandria. Il problema è che questi soldati, nella prima guerra mondiale, facevano ancora parte del distretto militare di Voghera. Quindi tutta la parte del distretto militare di Voghera è stata poi convogliata nell'archivio di Alessandria. Il distretto militare di Voghera, a cui è dedicato un capitolo, è un distretto molto grande e molto importante. Perché? Perché si estendeva, è praticamente la nostra zona, si estendeva tra quattro province e quattro regioni differenti. Quindi aveva una capacità di pescaggio del reclutamento molto differenziata. Il distretto militare aveva sede a Voghera, ma a Voghera c'era la caserma di cavalleria e ad Alessandria c'era la cittadella, un altro polo militare, due poli militari importantissimi. Quindi dove veniva convogliata tutta la fanteria, quindi il corpo più numeroso sicuramente in cui venivano convogliate le reclute chiamate alle armi, dovevano essere insediate in alcune caserme. E le caserme di riferimento per il distretto militare di Voghera erano appunto la caserma Passaracqua di Tortona, odierna sede del comune, e la caserma di Novi Ligure. In queste caserme c'era in stanza il 43esimo reggimento fanteria e a Novi Ligure il 44esimo, che uniti insieme formavano la celebre Brigata Forlì. Anche a questa brigata è dedicato un capitolo in questo libro. Cercherò di essere un po' più sintetico del solito, appunto perché non voglio annoiarvi in un video su YouTube che posso immaginare sia abbastanza pesante. Però giusto per dare un'idea anche geografica di dove ci troviamo 100 anni fa. Ecco, vi dicevo, adesso che abbiamo capito dove venivano reclutati, perché così tante persone in un paese così piccolo? Quindi immaginiamo addirittura nelle città più grosse o nei paesi un pochino più grandi. Perché, per quanto possa sembrare strano, il 22 di maggio del 1915, ovvero il giorno in cui in tutte le strade d'Italia venne affisso il manifesto di chiamata alle armi, le classi richiamate andavano addirittura fino a quella del 1874, quindi vennero chiamate alle armi uomini che avevano più di 40 anni. E cosa significa questo? Che era molto diversificata il range di età delle persone andate al fronte. Ovviamente quelli più anziani venivano dislocati nelle retrovie, ma non sempre, non è detto. La stessa cosa accadeva anche per i giovani, molti erano quelli nelle retrovie. Molti anziani, tra virgolette, andavano nella milizia territoriale, che era una milizia non di prima linea, venivano mandati in prima linea solo per alcune precise necessità. In questa zona, vi ho detto, moltissimi venivano reclutati in fanteria e moltissimi andavano nelle caserme di Ottomesi, ma non era detto che andassero lì. Perché? Perché i distretti di reclutamento nella Prima Guerra Mondiale comprendevano città molto diverse e molto lontane fra loro. Quindi una persona di Avellino, per esempio, poteva essere reclutata presso il distretto militare di Voghera e quindi finire a Tortona. Questo perché si voleva, era proprio un obiettivo del Regio Esercito, mischiare il più possibile la popolazione italiana, per motivi tattici e strategici dell'epoca che non sto neanche qui a spiegare, però aveva anche un senso, appunto perché l'Italia era una nazione giovane, questo era un conflitto mai visto prima, si doveva in qualche modo cercare di integrare queste culture, perché chiamiamole così, culture diverse, quello che poteva avere un piemontese con un siciliano, parlavano praticamente due lingue diverse, specialmente le persone più umili, specialmente i contadini. Quindi aveva un senso questo sistema di reclutamento misto, pur mantenendo una centralità della zona di reclutamento, quindi teniamo a mente questo, ma sappiamo che la maggior parte dei reclutati di fanteria della zona andava comunque nella caserma di riferimento. Ecco, ho inserito in questo volume anche, per i più appassionati, come posso essere io, una tavola sinottica di tutte le mostrine di fanteria, che sono tantissime, con tanti colori diversi, la tabella dei gradi del Regio Esercito, proprio perché così se qualcuno dovesse avere in casa le fotografie, anche se sono in bianco e nero, ovviamente, di qualche antenato o che, possa facilmente individuare, se non è proprio esperto, magari dal numero, dal fregio, dal colore delle mostrine, se è più chiaro o più scuro,
insomma, potrebbe indovinare i gradi e magari risalire anche a qualche notizia interessante, senza fare ricerche troppo strane, solo guardando le fotografie, e questo è già tanto. Vi dicevo, ho recuperato quanto più materiale possibile ed è stato veramente difficile perché è vero che i fogli matricolari ci sono, ma non ci sono di tutti, per diverse ragioni. Molte sono andati persi nel tempo con lo spostamento degli archivi che c'è stato più volte in quest'ultimo secolo. Quindi alla fine sono riuscito a trovare le notizie certe, notizie militari, di 250 circa di Uzzolesi, che è la metà quasi di quelli che avevo trovato. Che avevano partecipato, non andato al fronte, ma partecipato alla Grande Guerra. Per andare avanti nella ricerca, però, bisognava anche trovare il numero degli ufficiali, e gli ufficiali hanno dei documenti diversi, che si chiamano stati di servizio, e vengono conservati a Roma, presso l'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito, che ringrazio per la pazienza, visto le mie numerose richieste di visionare documenti. Ecco, sono riuscito a trovare le notizie di ben 35 ufficiali, che sono tanti. Di questi ufficiali, diciamo, ce ne sono alcuni di rilevante importanza. Primo fra tutti il generale Giovanni Guido Bono, di cui parlerò dopo, il tenente Carlo Ruffini ed altri nomi noti nella zona, quali il pittore Pietro Dossola e il medico Luigi Berri, una famiglia molto nota, di una famiglia nota di Ruzzolo. Infine, per i caduti è stato più semplice, ma neanche così tanto, perché è vero che ci sono gli elenchi in tre posti differenti a Ruzzolo, ovvero il monumento ai caduti, il monumento che sta sotto la lapide della Pieve di Ruzzolo e nell'altare del Sacro Cuore di Gesù all'interno della chiesa parrocchiale, però tutti dicevano nomi diversi. E quindi è stato un po' complicato anche lì fare una media di quanti fossero effettivamente i caduti. Ho dovuto consultare l'albo d'oro dei caduti, il sito di onor caduti, chiedere anche al Ministero della Difesa se effettivamente le cifre combaciavano, e sono riuscito a tirare fuori questo elenco abbastanza preciso di 54 caduti, che è un numero veramente notevole per un paese così piccolo. Un altro numero estremamente importante per un paese così piccolo sono i decorati al valor militare. Ecco, i decorati al valor militare, per identificarli, oltre a leggere negli stati di servizio e nei fogli matricolari, se nella sezione dedicata alle ricompense c'è una medaglia al valore, è possibile consultare l'albo eroico della provincia di Alessandria, nel quale sono iscritti tutti coloro che sono stati decorati al valor militare nei tre gradi più la croce di guerra in tutti i conflitti dal Risorgimento fino ad oggi. Sono saltate fuori ben 22 ricompense al valor militare, addirittura 6 medaglie d'argento al valor militare, completamente dimenticate. Nessuno più a Riguzzolo, neanche gli anziani a cui ho chiesto moltissime informazioni, sono stati utilissimi, nessuno si ricordava di questi insigniti al valore, se non alcune reminiscenze, ma quasi completamente dimenticate. Di questi sono riuscito a ritrovare le motivazioni per le quali sono stati insigniti, ed è stato anche, insomma, grande orgoglio per me ritrovare questi atti eroici dei miei compaesani, addirittura miei coetanei di un secolo fa. E questo è un altro capitolo dedicato appunto ai decorati nel mio libro. Ho voluto dedicare un capitolo anche ai prigionieri. Si sa poco dei prigionieri di guerra riguzzolesi, però un numero più o meno esatto può essere quello di 20. Questo si desume più che altro dalle cartoline ricevute tramite la Croce Rossa alla parrocchia, ricevute dalla parrocchia in cui si definiva il campo di prigionia in cui erano questi militari. Penso che siano di più, però non ho altri documenti a disposizione, quindi un numero più o meno preciso e sicuro di quelli che sono stati in prigionia può essere tra i 15 e i 20, che è anche questa una cifra abbastanza importante. Andando avanti in questo volume, ho voluto dedicare un capitolo interamente alle fotografie,
Ecco, ho fatto una ricerca 2.0, possiamo dire, perché oltre al voler ricercare tutti i partecipanti, che è una cosa, diciamocelo, abbastanza folle, però dalla quale sono molto contento e che ha avuto il risultato sperato, ho chiesto tramite appelli sui social, tramite i giornali, siti internet e blog della zona, ho chiesto a tutti i viguzzolesi o chi aveva contatti con Viguzzolo all'epoca di concedermi per la scansione e per la pubblicazione tutto il materiale che avessero a disposizione riguardante i loro antenati, combattenti ovviamente della Grande Guerra. E sono saltati fuori moltissime fotografie, moltissime storie, tutte cose che sarebbero sicuramente state tralasciate se non avessi fatto questi appelli. Quindi anche qui l'utilità dei social a volte purtroppo se ne abusa, anche in malo modo. Però a volte possono essere veramente utili per riscoprire elementi del passato che altrimenti non avremmo mai potuto avere in modo così unitario e omogeneo, come ho cercato di inserire. Ecco, appunto, in questo capitolo ci sono tutte le foto che ho trovato di tutti i viguzzolesi possibili che hanno combattuto. Sono tantissime, di alcune, visto che erano triple o quadruple, ho dovuto inserirne soltanto una per non esagerare. Però è sicuramente un capitolo interessante, perché avere una raccolta in un paese, io lo ripeto sempre, così piccolo ma così importante, di così tante persone diverse a un secolo di distanza, è veramente molto bello. Tornando a tutti gli uomini, quindi, l'ultimo capitolo dedicato di questa raccolta e ricerca è dedicato alla classe 1900. Erroneamente si crede che i ragazzi del 99 siano stati gli ultimi ad essere richiamati. Non è vero. I 900 sono stati gli ultimi. Alcuni hanno combattuto perché erano quelli nati all'inizio del 1900, quindi hanno fatto in tempo ad essere richiamati al fronte. Altri invece, che dovevano compiere il 18° anno di età, invece sono quelli che hanno rischiato di andare al fronte, ma sono stati unicamente addestrati e stavano per essere chiamati quando poi la guerra è finita con la vittoria italiana. Tra questi ci sono moltissimi viguzzolesi. Pochi hanno combattuto effettivamente, però era doveroso dedicare un piccolo spazio anche a loro. Come è stato dedicato lo spazio a ciascuna persona in questo libro? Ho creato delle piccolissime schede biografiche in cui c'è la fotografia, quando è stato possibile trovarla, del militare, i dati anagrafici e i dati militari. Molto semplice. Per molti è stato impossibile trovare la fotografia. Ecco, un obiettivo che avevo era avere la fotografia di tutti. Ovviamente non si può più, per varie ragioni. Molte famiglie si sono estinte, vai a sapere dove sono finite le fotografie di alcuni. Però è venuto in aiuto, è brutto dirlo, ma il cimitero. Infatti, in questa ricerca ho passato molto tempo al cimitero perché è l'ultima fonte di fotografie di questi combattenti. Ho voluto inserire lo stesso, anche se di solito c'è la fotografia di quando erano anziani, già magari quasi tutta gente morta tra gli anni 70, gli anni 80 e gli ultimi negli anni 90. Queste persone ovviamente erano anziane nel momento in cui sono decedute e quindi hanno utilizzato la fotografia per le lapidi, però per creare sempre una ricerca, come ho detto, completa, ho voluto inserire, dove non era possibile trovare la foto in uniforme di ciascun combattente, quella almeno d'anziano per identificare la persona, perché queste erano persone, erano volti, non solamente scritte nel marmo o negli elenchi. Era una cosa importante per me riuscire a identificare nello sguardo questi uomini che hanno combattuto. E questa cosa è stata fatta, come dicevo, anche per i ragazzi del 1900. Poi ho dedicato, appena dopo tutta questa ricerca su tutti i nominativi, le biografie dei militari più importanti. Sicuramente, come vi dicevo prima, tra quei militari che vi ho citato, il generale Giovanni Guido Bono, che divenne generale però negli anni 20. All'epoca della Grande Guerra venne chiamato al fronte come tenente colonnello, con incarichi di comando. Successivamente venne promosso a colonnello con incarichi di comando, faceva parte del corpo di commissariato militare. E qui c'è da dire due cose. Il corpo di commissariato militare, che esiste ancora oggi,
viene quasi sempre ignorato. Peccato che senza di esso non potrebbe esistere l'esercito stesso, non potrebbe esistere la guerra stessa. Perché? Di cosa si occupa il commissariato? Si occupa degli approvvigionamenti, dei rifornimenti, di tutto. Quelli alimentari, quelli logistici, il modo in cui vengono portate le cose, come vengono portate, la quantità. Quindi tutta l'organizzazione che bisognava avere al fronte, perché immaginiamoci che il fronte non è la zona in cui stanno i soldati a combattere, è praticamente uno stato nello stato. Deve essere tutto organizzato globalmente in quella linea di centinaia di chilometri che doveva rifornire tutti i giorni di munizioni, di armi, di vestiario, doveva creare le vie per far arrivare questi rifornimenti e soprattutto bisognava dare da mangiare ai nostri soldati. Quindi veramente una sorta di paese nel paese. Non contiamo poi le esigenze sanitarie, quindi gli ospedali da campo, gli ospedali militari, insomma una marea di cose che devono essere organizzate. E questo corpo si occupa appunto di questo, dell'organizzazione logistica. Aveva un grado molto alto in questo corpo, specialmente per l'epoca, e infatti venne poi decorato di numerose onorificenze, ma molto più importante, ottenne la delega del Ministero degli Approvvigionamenti e dei Consumi, nonché come capo di gabinetto del ministro della guerra, del generale Alfieri. Quindi lui era il braccio destro del Ministero della Guerra al fronte per quanto riguarda la logistica, un ruolo importantissimo, fondamentale per tutto il Regio Esercito. Da lui passavano gli ordini del materiale che serviva per costruire le trincee, passavano i materiali per costruire le ferrovie, ma passavano anche tutti i buoi che dovevano essere macellati ogni giorno per la carne, passavano tutte le colonne di forni Weiss, cioè i forni che servivano a produrre quantità sterminate di pane da mandare al fronte, passavano i rifornimenti di cibo, insomma una marea di materiali, di rifornimenti che lui doveva gestire, ovviamente non da solo, però col grande incarico che aveva, era sicuramente una carica molto molto importante, tant'è che poi anche nel dopoguerra gli vennero affidati incarichi importantissimi, divenne generale negli anni 20 e gli venne affidato il commissariato di Bologna. Successivamente divenne responsabile per tutto il sud Italia, sempre in tempo di pace, per gli approvvigionamenti, e morì per una polmonite nel 1927. Insomma, una vita dedicata completamente alla sussistenza dell'esercito e alla logistica. Quindi questo è uno dei personaggi importanti. Secondo lui, sempre per Viguzzolo, è sicuramente il tenente Carlo Ruffini. Un grado basso, ma fondamentale. Come vi ho detto all'inizio, il fronte italiano era molto diversificato. Si combatteva anche in montagna, e in montagna, soprattutto nella zona dolomitica, dove le pareti sono dritte, dove le Dolomiti sono montagne molto particolari, dove c'è una roccia particolare, si doveva combattere scavando. Si scavava si scavavano gallerie per andare nella galleria nemica. Insomma, era una guerra di gallerie, una guerra di mina. Sul Pasubio venne scavata la strada delle 52 gallerie, famosissima meta turistica, adesso molto gettonata in questi anni. È stata anche recentemente sistemata, è un posto meraviglioso. Il tenente Carlo Ruffini fu proprio uno dei progettisti di questa strada e di alcune gallerie. Tant'è che 2 anni fa venne addirittura dedicata a questa strada una mostra, e gran parte del materiale di questa mostra, della sua raccolta fotografica, venne donata, insomma donata, venne prestata dagli eredi del tenente Ruffini, dal nipote Pietro, che ringrazio sempre per la sua generosità. E proprio grazie a questa raccolta fotografica, che è anche pubblicata nel volume, si possono capire i metodi di combattimento di quei luoghi, in quelle modalità. Come si scavavano le gallerie, come si viveva in condizioni tremende, che lo stesso Ruffini patì moltissimo. Quindi una biografia correlata dalla sua raccolta fotografica inedita e molto importante per la storia bellica italiana. Stessa cosa anche, non l'ho detto prima, per il generale Guido Bono. Ha un archivio sterminato di fotografie, ho cercato di inserire le più significative, ho cercato di abbondare,
però sono veramente molto interessanti. Anche queste completamente inedite e per un grado così elevato, una carica così importante, sono sicuramente interessanti. Poi una biografia dedicata al pittore Pietro Dossola. Insomma, questo pittore famosissimo nelle nostre zone, che aveva avuto una brillante carriera nello studio della pittura a Torino, vincendo numerosi premi, proprio durante la Prima Guerra Mondiale, quando venne chiamato alle armi e venne decorato al valor militare diverse volte, svolgeva, avendo abili doti pittoriche, proprio compiti di spionaggio delle trincee nemiche. Veniva mandato a disegnarle, a cercare di raffigurare come venivano posizionati i pezzi di artiglieria, quindi tutte le informazioni strategiche che potevano servire a un futuro attacco venivano da lui prima disegnate e mostrate a chi aveva incarichi di comando. E quindi proprio per questo ricevette delle ricompense a valore militare non indifferenti. Pietro Dossola poi successivamente partecipò anche alla guerra di Spagna e venne decorato diverse volte. Anche nella seconda guerra mondiale, ebbe parte delle operazioni belliche, divenne addirittura vice direttore dell'Istituto Geografico Militare, quindi l'istituto che si occupa di mappare tutto il territorio italiano in base alle esigenze belliche. Molte opere dell'Istituto Geografico sono proprio firmate da Dossola. Quindi un altro personaggio molto importante. Una piccola biografia dedicata anche al colonnello medico Luigi Berri, che è di una nota famiglia viguzzolese, nota famiglia di medici e di magistrati, tant'è che il figlio divenne poi primo presidente della Corte di Cassazione. Al fronte ebbe ruolo di comando presso l'ospedale militare numero 032 di Cervignano del Friuli, dove c'era distaccamento anche della sede di sanità della Terza Armata, quindi quella sotto il comando del Duca d'Aosta. Tant'è che, visto che la Duchessa d'Aosta era stata nominata sovrintendente delle infermiere volontarie durante il conflitto bellico, ebbe diversi contatti con la duchessa, ci sono molte immagini, molte fotografie della sua raccolta fotografica che ho cercato di raccogliere anche qui, sempre grazie ai nipoti e ai discendenti di questa famiglia, che ringrazio ancora. Ho raccolto queste immagini molto interessanti e le ho inserite nella sua biografia. Da queste immagini si può capire proprio come avveniva la parte sanitaria della guerra, quindi i soccorsi, le cure, come venivano organizzati gli ospedali, come si veniva curati, da che cosa, quindi tutte le varie ferite che si potevano avere, chi erano i militari che curavano, quindi gli ufficiali medici, gli assistenti di sanità, gli infermieri e le crocerossine, le infermiere volontarie sotto di lui. Come le sue sottoposte lavorarono diverse crocerossine, addirittura alcune molto importanti, decorate al valor militare. Un'altra piccola biografia è dedicata al povero Raffaele Guerra, un altro riguzzolese, un giovane ragazzo arruolato in fanteria nella caserma di Tortona, in un settore particolare della fanteria, una delle prime forze speciali, ovvero i fiammieri, gli addetti ai lanciafiamme. Ahimè, venne colpito da una granata nemica e venne letteralmente fatto saltare in aria, e per questa azione valorosa di comando di questa squadra di lanciafiamme venne decorata al valor militare, purtroppo però dopo la sua morte, avvenuta pochi giorni prima della fine del conflitto. Questo per quanto riguarda la vita al fronte dei nostri soldati. Ho voluto però spingermi ancora più in là. Perché è vero che la guerra è fatta di militari, è fatta di armi, è fatta di tutto quello che vediamo qua, però c'è anche qualcuno che sta a casa quando qualcun altro fa la guerra. E quindi volevo concentrarmi sul fronte interno. Cosa è successo a Riguzzolo in questi anni di guerra? Ne sono successi di tutti i colori. E brevemente cercherò di dare un quadro di quello che di come si è svolta proprio qui la grande guerra. La guerra era lontana, era quasi 500 km da qui, quindi non toccava le persone, però
bisogna contare che erano tutte famiglie che perdevano delle mani preziose nei campi, nei lavori, non c'era più magari il marito o il figlio che potevano lavorare, alcuni li perdevano anche, abbiamo visto che 54 caduti sono tanti. Quindi come si faceva? Bisognava riorganizzare tutto. Le donne hanno avuto un ruolo fondamentale. Le fabbriche vennero riconvertite a Tortona, le fabbriche tortonesi che producevano ferrovie, producevano parti per le locomotive, eccetera, eccetera, vennero riconvertite alla produzione di armamenti. E in questo le donne furono richiamate proprio dallo Stato per dare una mano in questa emergenza. Un po' quello che vediamo che sta succedendo in questi giorni, che le fabbriche si riconvertono per produrre mascherine, dispositivi di protezione. È successa quasi la stessa cosa 100 anni fa, quando tutti dovettero convertirsi a scopi bellici. Un ruolo importantissimo le donne lo ebbero nei comitati. Nascevano comitati dappertutto in quell'epoca e quelli più importanti furono sicuramente i comitati di preparazione e assistenza civile. Comitati che servivano proprio per dare una mano alle persone in difficoltà nei paesi. Servivano per racimolare denaro da consegnare alle famiglie più bisognose, ovviamente. In questi comitati si preparavano pacchi da spedire al fronte per i propri congiunti, si preparavano indumenti che venivano richiesti dal Ministero della Guerra e che i comitati, composti da tante donne che quindi sapevano cucire, sapevano rammendare, creavano guanti, calze, berretti, rammendavano le divise logore e le rimandavano al fronte. Insomma, si erano creati comitati importantissimi proprio per la sussistenza bellica. Anche a Viguzzolo nacque un comitato, capeggiato dalla figura di Irene Carnevale Ricci, madre del notaio, nonna del, scusate, del notaio Marziano Carnevale Ricci, che saluto e ringrazio per avermi concesso di scartabellare fra i suoi documenti e avere diverse informazioni su questa sua nobile antenata, nobile per quello che ha fatto, perché mettersi in prima linea a disposizione di un paese donando moltissimo in tempo personale, in sforzi personali e soprattutto economicamente, non è da tutti. Io dico sempre, bisognerebbe dedicare una via a questa donna in paese perché fu la salvezza per moltissime famiglie che altrimenti non avrebbero potuto veramente continuare a sopravvivere in periodi così difficili. In questo comitato non c'era solo lei, c'erano altre donne viguzzolesi, quasi tutte di famiglia abbastanza nota, famiglie benestanti, ma anche donne del popolo che comunque volevano dare una mano. Il comitato durò per tutti gli anni della guerra, con alti e bassi, con difficoltà più o meno lievi, e diede un contributo sicuramente significativo a livello locale e quindi poi a livello nazionale. Un capitolo è dedicato all'ufficio notizie, importantissimo, perché all'epoca la trasmissione, la ricezione delle missive, della posta, delle lettere dal fronte era complicata, ma si organizzò un sistema incredibile che ancora adesso fa impressione a pensarci. Un sistema tutto dedicato per, immaginatevi, migliaia, centinaia di migliaia di persone che scrivevano tutti i giorni dal fronte e viceversa, che veniva smistato nell'ufficio centrale di Bologna, per poi essere diramato negli altri uffici centrali delle varie zone d'Italia, che poi a loro volta diramavano in tutte le sottosezioni dell'ufficio notizie. A Viguzzolo questa sottosezione era presieduta dal parroco, Don Alessandro Gavio, che raccolse tutte le missive, le leggeva, le scriveva per chi non riusciva, le consegnava, ahimè consegnava anche le brutte notizie che arrivavano dal fronte per i caduti, e fu anche lui importantissimo perché fu proprio il centro, il fulcro di tutto il sistema postale durante la Grande Guerra. Pensate che per una qualche fortuna incredibile si è conservata gran parte di questa corrispondenza, che è stata casualmente ritrovata pochi anni fa nell'archivio,
e sono riuscito a ritrovare quasi 600 documenti, tra lettere, cartoline, cedole dell'ufficio notizie, di tutti gli altri viguzzolesi che avevano, di tutti i viguzzolesi che avevano scritto in questi anni. Anche da questo è stato possibile, perché nelle cartoline scrivevano il nome, il grado e altre informazioni, implementare, dare un ulteriore grado di completezza alla ricerca, perché sono saltati fuori altri nomi, altri gradi, altre vicende. E è stato incredibile leggere così tante lettere di così tanti soldati, alcune veramente commoventi e strazianti, di persone che sapevano appena scrivere, ma che esprimevano con quel poco che riuscivano grande tenerezza, ma anche grande coraggio e orgoglio. La cosa che fa più commuovere è sicuramente il saluto alla mamma, che non manca mai in nessuna lettera. Più difficile è quello al papà. Le cose più ricorrenti, oltre al saluto alla mamma, che c'è sempre, sono sicuramente come va a casa, come va la vita nei campi, è cresciuto il raccolto, e poi soprattutto la salvezza della patria. Ecco, quasi tutti, anche il più umile dei contadini, vedeva nella salvezza della patria una luce in fondo agli orrori della guerra. Ecco, questo attaccamento forte alla patria che avevano tutti, veramente tutti, erano rare le lettere in cui non si legge un così forte attaccamento alla propria nazione, anche questo commuove perché fa capire quanto fossero uniti nella sofferenza, in tutte quelle cose terribili che dovevano vedere ogni giorno, quanto fossero uniti per combattere, per cercare di portare a casa la pelle, ma per cercare di rendere più grande l'Italia per cui combattevano, pur essendo dei semplici contadini che vivevano di poco, insomma, tutti i giorni. Diciamo che per quanto riguarda il fronte interno, ho cercato poi di, oltre a dedicarmi ai comitati, ho dedicato una piccola ricerca alla febbre spagnola, che ahimè, è una ricerca ricorrente in questo triste periodo, perché ci ritroviamo in una situazione molto simile, perché proprio alla fine della guerra ci fu questa brutale epidemia che coinvolse tutto il mondo di una malattia sconosciuta ancora oggi, a cui si sono date tantissime attribuzioni. Sembra veramente di rivivere il giorno, quello che stiamo vivendo noi oggi, se andiamo a leggere come si viveva in quei momenti. Un'epidemia che fece moltissimi morti, anche a Viguzzolo fece più di 20 morti, moltissimi furono contagiati in forme più lievi, più pesanti, però anche qui sempre il prete, il Don Alessandro Gavio, tenne un breve diario che ho trascritto ed è molto interessante vedere come sono andate le cose. Infine, dicevo, una rassegna stampa di tutti gli articoli di giornale del Popolo di Tortona, che era il giornale della diocesi, che parlano di Viguzzolo. Ecco, lì è stata una ricerca abbastanza lunga, però ho recuperato tutti gli articoli che ne parlano, e quindi oltre alla cronaca locale di quello che accadeva normalmente, come può essere un incendio di un fienile, ho raccolto anche le testimonianze che gruppi di soldati dal fronte magari scrivevano per salutare il parroco o per salutare i coscritti del paese, insomma, articoli anche molto interessanti che strappano un sorriso quando si fanno ricerche così tetre in questi ambiti di guerra, e che ho voluto raccogliere in un capitolo dedicato. Alla fine, ho dedicato un capitolo al cosiddetto culto della vittoria, quindi dopo la guerra cosa successe in paese? Si è cominciato, pochi anni dopo innanzitutto, è esploso il fascismo, anche come conseguenza della prima guerra mondiale. E in questi anni la celebrazione della guerra è importantissima, non tanto della guerra in sé, ma proprio della vittoria che l'Italia aveva concluso su quello che fu effettivamente l'impero più importante della storia dell'Europa da sempre. Perché l'impero asburgico, erede diretto del Sacro Romano Impero, era sicuramente l'impero più importante, seppur in declino negli ultimi anni, e per l'Italia fu ovviamente un grandissimo motivo di orgoglio aver sconfitto questo impero. Nemico ereditario, come diceva il generale Conrad,
nei confronti dell'Italia, perché effettivamente era così, se pensiamo che solo tutto il Risorgimento era stata una guerra continua fra italiani e austriaci, o sardi e austriaci. Dicevo, il culto della vittoria. Il culto della vittoria si manifesta in diversi modi, innanzitutto con il monumento ai caduti, anche se il primo monumento eretto in Viguzzolo fu proprio nel 1919, un altare, l'altare del Sacro Cuore di Gesù che ho citato prima, nella chiesa parrocchiale, voluto da Irene Cannevale Ricci, appunto, come segno di ringraziamento al Signore, un voto, perché i figli, rispettivamente il padre e lo zio del notaio Marziano Cannevale Ricci, a cui sono dedicate alcune pagine nel volume, erano tornati sani e salvi dal fronte. In questo altare, per cui è stata celebrata anche una messa nel centenario lo scorso anno, sono scritti in una lapide nel fianco destro tutti i caduti di Viguzzolo che hanno voluto partecipare, i nomi dei caduti le cui famiglie hanno voluto partecipare per l'erezione del monumento e la posa del monumento. Successivamente nel 1924 venne inaugurato il monumento ai caduti di Viguzzolo, che ahimè ad oggi è monco di una parte, in quanto si rimane unicamente il basamento, che è comunque un bel basamento perché ha dei bassorilievi molto importanti e molto belli dal punto di vista artistico, realizzati dal maestro Enrico Saroldi, uno scultore minore ma molto importante nel campo della faleristica e del disegno delle monete all'inizio del Novecento. Enrico Saroldi che fece appunto questo monumento. Su questo basamento che rimane, era sormontato da una statua di un ardito intento a lanciare una granata, monumento che era posizionato quasi al centro della piazza, di fronte al portone della chiesa, è stato spostato nel 1946 perché nel 1942 la statua venne tranciata e fusa per le esigenze belliche della campagna di Russia. Quindi rimase il basamento e, dato che non aveva più senso tenerlo in piazza, venne spostato nel Parco della Rimembranza, di cui adesso vi parlerò, di fronte alla Pieve Romanica. Appunto, secondo un'altra opera di questo periodo fu proprio la costruzione dei Parchi della Rimembranza, un luogo sacro di ricordo che venne fatto in tutti i paesi, in tutte le città d'Italia, in cui i bambini delle scuole erano chiamati a piantare un alberello per quanti fossero i caduti del paese in questione. A Viguzzolo il primo parco venne inaugurato davanti al cimitero, che non era come lo vediamo oggi, comprendeva solo quella che oggi chiamiamo la parte vecchia, dove erano impiantati dei cipressi, tra l'altro che sono stati tagliati non più di 20 anni fa. Mentre nel 1938, questo è stato fatto nel 26. Nel 1938 venne inaugurato il Parco della Rimembranza davanti alla Pieve Romanica, dove adesso c'è quel bellissimo prato. Prima c'era un bosco di abeti rossi. E questi alberi erano, anche qui per numero dei caduti, stati piantati nel 1938 dai Balilla di Viguzzolo. E per ogni albero era disposta una targhetta con il nome del caduto. Era stato spostato il Parco della Rimembranza perché il cimitero aveva bisogno di un ampliamento, quindi non aveva più senso mantenerlo là, e questi alberi sono stati tagliati poi, ahimè, negli anni 90, senza ripiantumarli, purtroppo, e creavano un ambiente veramente molto suggestivo, molto molto bello, e che potrete vedere nelle immagini che ho deciso di pubblicare sempre riguardante questo tema. Infine, ve l'ho detto, il Monumento ai Caduti, un'altra opera in onore dei caduti è stata proprio inaugurata appena dopo il Parco della Rimembranza, una lapide all'interno della cripta della Pieve che comprende i caduti del mandamento di Viguzzolo, quindi anche quelli di Verzano, di Volpellino e di Castellarguidobono. Qualche nome in più, insomma, non è molto diverso dagli altri elenchi. Ultimo capitolo di questo volume è ciò che ne rimane oggi, quindi le memorie del 15-18. Ovviamente purtroppo tutti i reduci non ci sono più. L'ultimo reduce italiano della Grande Guerra è morto nel 2008.
quelli viguzzolesi, gli ultimi sono morti all'inizio degli anni 90. Quindi non ci sono più testimonianze dirette, nessuno ha più vissuto quei momenti, non è più in vita nessuno che ha vissuto quei momenti. Quindi come si fa ad avere altre testimonianze? Bisogna fare tanta ricerca, come ho cercato di fare, e bisogna sempre mantenere il culto della memoria di queste persone. E questo si è fatto negli anni, si è fatto dedicando strade, vie, creando luoghi di ritrovo, cerimonie di ritrovo, come può essere la data del 4 di novembre, da sempre, a cui sempre partecipano le scuole con grande sentimento, e soprattutto negli ultimi anni ho potuto partecipare in maniera diretta proprio a queste celebrazioni. E ho visto che le scuole erano molto coinvolte, questo è stato molto molto bello. Un'altra cosa che è rimasta, anche se fa parte un po' del passato lo stesso, per noi giovani generazioni, sono i Cavalieri di Vittorio Veneto, che moltissimi di voi che mi guardate avranno conosciuto. Erano appunto gli ultimi reduci, che negli anni 70 vennero insigniti di questa onorificenza, proprio in occasione del 50° anniversario della vittoria, e furono per Viguzzolo ben 110, quindi tantissimi, ancora in vita fino al 1971, quando venne concesso a Viguzzolo l'ordine del 1968. Ecco, con questo io ho concluso la ricerca e ho creato, come vi dicevo, una panoramica globale per permettere ai più curiosi e soprattutto ai giovani di conoscere la storia del nostro piccolo ma grande paese. E vi mostro la copertina del libro che ho voluto realizzare, mettendo simboli molto cari a questo tema, come la bandiera appartenuta al generale Guido Bono, la drappella, la cravatta da vessillo dell'Associazione Nazionale Combattenti di Viguzzolo, i papaveri dei caduti e l'alloro della vittoria, insomma, una natura morta del conflitto bellico che riassume un po' quello che è stato per il nostro piccolo paese un immenso conflitto che ad oggi andrebbe studiato, approfondito, e sono sicuro che questo volume ha per il mio paese un grande valore, perché c'è il contributo non mio in quanto scrittore, ma di tutte le famiglie che hanno voluto partecipare, proprio con grande voglia. Si vedeva quando chiedevo a tutti di dare del materiale, con grande gioia mi hanno concesso il materiale da scansionare, da pubblicare, quindi a loro va ancora il mio ultimo ringraziamento. Io ho concluso questa presentazione, spero di non avervi annoiato troppo e ringrazio ancora ovviamente la biblioteca per questa opportunità, come sempre ancora rinnovo i ringraziamenti per chi ha permesso la pubblicazione di questo volume. Sicuramente in futuro, non so quando, mi dedicherò anche ad altri periodi storici per il mio paese, sempre dal punto di vista militare. Manca il Risorgimento, manca la Seconda Guerra Mondiale, sicuramente qualcosa farò. Grazie a tutti e buona Pasqua, si può dire così, anche se quest'anno sarà un po' diversa dal solito, e speriamo anche che questa situazione che stiamo vivendo possa finire il prima possibile.